Occhi che sanno parlare, che ti prendono così. Occhi su Montesilvano, occhi che proteggono, monitorano e creano più sicurezza percepita da parte dei cittadini. Si tratta di un progetto volto ad operare una costante ricognizione sul territorio. Un intervento cofinanziato mediante il programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. L'esigenza nasce dal bisogno primario di questo territorio di avere maggiore vigilanza, di avere maggiore prevenzione. Prevenzione va di pari passo con l'educazione. Ecco perché oggi noi vogliamo far filtrare questo messaggio soprattutto nelle scuole dove noi abbiamo attivato una serie di sistemi di videosorveglianza. Vogliamo sostanzialmente venire incontro alle esigenze di questo territorio così vasto e così difficile da controllare, e lo stiamo facendo nei migliori dei modi e continueremo a farlo anche nei prossimi giorni, cercando di trovare le risorse per implementare questa attività. Quali saranno i territori che in questo momento sono proprio all'attenzione di questo progetto? Diciamo che tutta la viabilità cittadina, le zone strategiche e nevralgiche sono già sotto osservazione, ma noi abbiamo voluto allargare quest'ambito includendo anche le scuole, gli istituti scolastici, dove ci sono secondo noi dei cittadini privilegiati che sono i più piccoli, che meritano la massima tutela, ma soprattutto sono i cittadini che oggi devono essere formati per il domani e diventare magari domani le sentinelle più attente di questo territorio. Il territorio sociale rende bene l'idea di quello che è l'obiettivo. In questo progetto ambizioso, perché ovviamente Montesilvano vuole curare quelle che sono ancora le situazioni di poca sicurezza percepite dai cittadini, quali sono stati i contributi, qual è il contributo? La nostra azienda innanzitutto ha consentito all'amministrazione comunale di cogliere questa opportunità, perché ha supportato l'amministrazione comunale proprio nella predisposizione dei progetti, che tra l'altro a livello regionale hanno avuto una collocazione, insomma, tra i primi finanziati. In fase di gestione ha curato tutta la parte che attiene alla comunicazione proprio verso l'esterno e al presidio corretto del monitoraggio e la rendicontazione delle risorse, perché questo era un aspetto fondamentale che la Regione e lo Stato nazionale vuole che i soldi siano spesi bene. Qual è quel messaggio che viene rivolto ai cittadini in questa situazione, in questo nuovo progetto? Il messaggio è che l'amministrazione credo faccia la sua parte, quindi cogliendo le opportunità che ci sono in un momento di scarsità di risorse. È evidente che poi ognuno credo debba contribuire a questa percezione, ovviamente anche le forze dell'ordine, ma gli stessi cittadini credo siano sentinelle dei propri territori, e quindi è fondamentale anche costruire e sentirsi responsabili ognuno per la propria parte di responsabilità. Il cittadino si sente sicuro e in qualche modo può contribuire al suo territorio. In questo caso, secondo voi, il progetto quanto tempo impiegherà per ottenere il risultato al quale si punta? Quello che è fondamentale è che secondo me i progetti non si chiudano quando formalmente si rendicontano le risorse, ma quello che è importante, e qui dipenderà molto anche dalla politica, cioè è la capacità di continuare a costruire relazioni, a governare politiche pubbliche locali su questi temi, e quindi l'amministrazione comunale secondo me dovrà, come credo penso farà e ha tutto l'interesse a fare, continuare a costruire sistemi di relazioni e da questo punto di vista motivare anche i cittadini a dare il loro contributo. Il progetto si muove su due linee: da un lato l'implementazione dell'illuminazione in zone periferiche e isolate, dall'altra l'inserimento di circuiti di telecamere capaci di monitorare costantemente aree vittime in precedenza di atti vandalici. Sono due linee per un importo totale di 360.000 euro, circa 120.000 euro per un sistema di illuminazione che abbiamo inteso effettuare nel nostro lungo fiume Saline, un lungo fiume che oggi fino a qualche giorno fa rappresentava un'area degradata su cui stiamo intervenendo e intendiamo assolutamente valorizzarla. Per noi il Saline deve diventare e sarà una risorsa e non più un problema. Quindi con questo sistema di illuminazione unito ad altro progetto dell'amministrazione comunale, cioè quello delle fototrappole, riusciremo a scovare finalmente quanti quotidianamente hanno preso quest'area come una discarica abusiva, con i problemi che potete immaginare. L'altro progetto riguarda un sistema di videosorveglianza
che noi abbiamo prioritariamente installato nelle scuole di Montesilvano. Anche le nostre scuole, ahimè, sono state oggetto di atti vandalici e quindi intendiamo porre all'attenzione principale la sicurezza delle nostre scuole. Un progetto che coinvolge forze dell'ordine, istituzioni, ci sono dei fondi a disposizione. Come si procede da adesso in poi? Le videocamere sono state già installate. Stiamo completando tutto il progetto perché copriamo tutto il nostro territorio e abbiamo già avuto qualche risultato, poiché qualche furfante è stato già scovato e assicurato dalla giustizia. Questo è un sistema che ha poi la sua sede, la sua centrale proprio nel comando dei vigili urbani e spesso siamo oggetto anche di visite da parte delle altre forze dell'ordine, perché grazie a questo sistema riusciamo a prendere i responsabili. Come si farà a testare poi la sicurezza? Questo è un progetto ambizioso. I cittadini che parte avranno in questo progetto? Ma i cittadini, come al solito, se decideranno di averla, avranno un ruolo prioritario, cioè quello di segnalare e di aiutarci a denunciare questi atti. Devo dire che negli ultimi giorni riscopriamo un certo interesse, poiché molti commercianti ci hanno chiesto di integrare il nostro sistema anche con delle spese da loro sostenute per integrare appunto tutto il territorio. Per completare l'installazione di videocamere e illuminazione, secondo i tempi previsti, quanto ci si impiegherà? Ma credo che entro questo mese noi finiremo tutto. A svolgere una funzione centrale sarà il comando della Polizia Municipale di Montesilvano, con un centro operativo nel quale convergeranno tutte le telecamere del territorio. Ma diciamo che noi abbiamo già le telecamere che sono già installate. Nel caso dei nuovi progetti avremo un potenziamento del numero delle telecamere che saranno posizionate davanti alle scuole e quindi avremo una possibilità di controllare meglio tutti i possibili atti vandalici che si potranno perpetrare nei confronti delle scuole. In più, immagino che l'amministrazione in questo farà idonea pubblicità, i cittadini potranno segnalare eventuali situazioni che rilevano sul territorio. Fino ad oggi, prima del piano per l'installazione di tutti gli strumenti per la sicurezza, qual era la preoccupazione dei cittadini? Come si rivolgevano alle forze dell'ordine? Allora, venivano, comunicavano la problematica, ma mancava forse quella tecnologia utile a risolvere in certe situazioni i problemi. Oggi questa tecnologia c'è e quindi in qualche modo, non dico tutte, ma molte delle segnalazioni possono essere risolte. Si parla spesso del problema delle forze dell'ordine in merito a numero di personale e anche fondi. In questo caso la tecnologia aiuterà ad un intervento in qualche modo più pronto e toglierà qualche problema? Diciamo, come dice anche il titolo del convegno, Occhi su Montesilvano, avremo degli occhi più su Montesilvano, proprio perché purtroppo le forze dell'ordine sono sempre in più un numero esiguo e di conseguenza avere un aiuto dalla tecnologia sicuramente può aiutare molto. Noi non vogliamo fermarci qua, vogliamo continuare ad implementare questa attività perché questo territorio ne ha bisogno. Purtroppo quasi quotidianamente sentiamo di fatti di cronaca giudiziaria che riguardano questo territorio. Vogliamo che questo territorio diventi più sicuro per noi e per i nostri figli.